Il Comune di Bari presenta la strategia integrata di sviluppo sostenibile per uno dei 5 municipi di Bari, il municipio 4 Carbonara Ceglie-Loseto. È un territorio in cui ci sono dei nuclei antichi di ex frazioni che hanno dei tratti identitari molto marcati per la presenza di un patrimonio archeologico rilevantissimo, per la presenza di infrastrutture ambientali importantissime che sono le lame, dei solchi erosivi di torrenti effimeri e che allo stesso tempo, quindi un territorio ricco di segni paesaggistici e allo stesso tempo la presenza di insediamenti recenti, di quartieri di edilizia residenziale pubblica che sono dei veri e propri fuoriscala rispetto ai nuclei storici che hanno bisogno di essere riconnessi a questi nuclei antichi e riconnessi con il centro della città. Quindi la strategia di rigenerazione messa a punto in risposta a un bando regionale, lavora su anelli di rigenerazione che sono proprio connessioni tra parti antiche e parti recenti di questi nuclei e connessioni con il centro della città attraverso una serie di azioni che riguardano misure di mobilità sostenibile, di adattamento al cambiamento climatico, quindi c'è un grande lavoro, abbiamo messo a punto un programma di tanti piccoli interventi, non ci sono grandi interventi, ma ci sono tanti piccoli interventi che migliorano la condizione di vita degli abitanti, che favoriscono la connessione, che favoriscono la coesione sociale, ci sono interventi di agricoltura sociale, ci sono interventi di valorizzazione del patrimonio storico, architettonico, archeologico e ci sono interventi di housing sociale innovativi, di co-housing in particolare. E quindi anelli di rigenerazione e alcune centralità, il tutto con una serie di interventi a piccola scala che sono interventi di non ci sono interventi di nuova espansione perché il bando regionale non lo prevedeva, ci sono interventi di riuso del patrimonio abbandonato e del patrimonio sottoutilizzato e di tutte quelle aree abbandonate che caratterizzano i margini urbani delle nostre periferie.